E così abbiamo deciso di creare un'associazione per contare di più, per fare qualcosa di concreto anche per le donne. Nato quasi come una sfida, ha moltiplicato le adesioni di donne di tutti i tipi, contribuendo al dibattito e a mettere in discussione tutti i temi cari al genere femminile, dal punto di vista loro, quello delle donne, che vuole essere più gentile, ma che è in grado anche di prendere sulle proprie spalle la sfida di una rivoluzione. Così forte delle oltre 6.300 iscritte da tutta Italia, numero certamente destinato ad aumentare, l'Associazione di Promozione Sociale Il Cantiere delle Donne è ufficialmente nata. La splendida Sala Rossini del Caffè Pedrocchi di Padova ha accolto oltre 70 donne provenienti da tutto il Veneto per una serata di gala. Dopo quasi un anno e mezzo di attività in rete, con una presenza costante e quotidiana, il direttivo, composto dalla presidente Micaela Faggiani, anima e ideatrice, Alessia Da Canal, vicepresidente, Antonella Benanzato, tesoriere, ma anche da Lisa De Rossi, Laura Eduati, Silvia Pittarello e Mara Rosolen, ha potuto incontrare le donne che hanno creduto fin dalla prima ora in questo think tank al femminile, costituito in piena pandemia a Padova, è arrivato oggi a contare più di 6.300 iscritte alla community su Facebook da tutta Italia e non solo. L'idea delle fondatrici, dopo aver fatto un percorso con le donne iscritte, trattato tematiche al femminile, è ora quello di lavorare concretamente sul campo con e per le donne, da Padova a Oslo, dove è attiva una delle donne del cantiere. Un lungo aperitivo per accompagnare il saluto e gli interventi di autorità cittadine e istituzioni richiamati dalla rivoluzione gentile che le donne del cantiere stanno portando avanti, incoraggiate anche dalla Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che proprio nei giorni scorsi ha inviato una lettera al cantiere con un piacevole e inaspettato invito a Roma per la Presidente. Nel corso della serata sono intervenute istituzioni locali e regionali, ma non poteva in alcun modo mancare il video saluto della magnifica rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli, entrata in carica il 1 ottobre, lo stesso giorno della presentazione del cantiere. Ospiti d'onore Suor Miriam, l'energica Presidente dell'Associazione Casa Priscilla, la Onlus, direttrice della casa di accoglienza per donne, mamme e bambini in difficoltà, e Lorenza Mario, attrice, ballerina e cantante che il prossimo anno festeggerà i 30 anni di carriera.